A sorpresa, quel primo gennaio mandarono un segnale, vi ricordate? Tutti noi, per tutti noi fu una sorpresa, dicendo che si battevano per l'umanità contro il neoliberismo. E senza il zapatismo non ci sarebbe stato né la rivolta di Seattle, né il movimento di Genova, né tutto quello che abbiamo fatto negli anni a seguire. Ieri la compagna ha partecipato all'assemblea della convergenza dei movimenti italiani che abbiamo fatto dopo la manifestazione di sabato, in cui erano presenti tutte le realtà che hanno sia ambientaliste che di lotte del lavoro e di tantissime altre forme di mobilitazione dal basso. Io credo che noi dobbiamo seguire l'esempio zapatista, ed è quello che voi avete fatto sulla SNAM, contro la centrale SNAM, e come abruzzesi tutti insieme abbiamo fatto contro la petrolizzazione sulla costa, di far crescere il potere dal basso, cioè il potere delle persone che si auto-organizzano per difendere i propri diritti, fare comunità, costruire un altro mondo possibile. Queste idee vengono molto spesso considerate dai politicanti idee da gente irrealistica. Invece sono le uniche idee realistiche. Io che sono stato consigliere regionale e ho lavorato con il comitato, posso dire che il comitato No SNAM ne sapeva più di tutti i consiglieri regionali e tutti i parlamentari abruzzesi messi insieme. Ecco, questo è il potere dal basso, e in qualche maniera per me noi siamo tutti zapatisti e zapatisti, e insieme a loro dobbiamo continuare una lotta che non è solo per la nostra terra, perché la nostra patria è il mondo intero. Noi quando lottiamo contro questo modello di sviluppo, lottiamo contro lo sfruttamento del lavoro e della natura, ma lottiamo anche contro lo sfruttamento dei popoli indigeni e del sud del mondo. Io concludo ricordando una cosa, che in questo momento i criminali del G20, i principali governi del pianeta, in particolare l'Unione Europea, il governo italiano, per sostenere le multinazionali farmaceutiche, negano l'accesso al vaccino a miliardi di persone. Quando gli zapatisti dissero per l'umanità contro il neoliberismo, beh, non c'è fotografia migliore di qual è la disumanità di questa società attuale, la quale richiede la coerenza che ci hanno insegnato le compagne e compagni zapatisti. Io sono stato in Chiapas sia perché ci gemellaggio tanti anni fa, portammo aiuto, insomma, ospite del... E voglio dire una cosa, che in un'America Latina in cui il potere è anche peggio del nostro, come corruzione, violenza, arbitrio, il fatto che le comunità autonome zapatiste abbiano invece ricostruito dal basso autogoverno è un esperimento bellissimo. Quando si arriva in un villaggio dove c'è scritto che il popolo manda e il governo segue, è una realtà concreta, ed è quella che dovremmo cercare di costruire anche sui nostri territori da zapatisti abruzzesi. Quindi grazie a Mario e grazie a tutti voi. Así que me pueden entender también ella. Acá no recordamos solo este compañero, recordamos todas las víctimas que no murieron de manera natural, que murieron porque levantaron la voz, porque vivieron como declararon de vivir, y recordamos todos los mártires de esta madre tierra que lucharon por todos estos años para darnos lo que tenemos. Lo que tenemos es los que nos han dejado nuestros antepasados. Es por eso que tenemos que recordar acá en Europa que tenemos que doblar los esfuerzos, porque por ahora, por lo menos, no nos van a matar. A veces nos ponen en la cárcel, a veces llega policía, nos pega, pero podemos continuar a gritar, podemos continuar a hacer cosas. Así que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para nosotros y para los compas como ellos. Dicen que la sangre es que derrota, la sangre es que va, que derrota, que va a la tierra, recrece en otras personas que luchan.
hasta siempre compa, hasta siempre todas las compas y las mujeres, sobre todo las mujeres, porque ahora la sangre la están dando mucho más las mujeres directamente, porque la sangre se da en pie de lucha, pero se da también cuando se hace cosas que ninguno ve, pero que sirve al crecimiento de la gente, ¿no? Así que nosotros somos contra el sistema capitalista porque es depredador, pero es patriarcal. Como depreda la tierra, depreda también las mujeres. Por eso que nuestra lucha es interseccional y luchamos para un futuro mejor todos. Espero que se haya entendido también en italiano y gracias por ayudarnos a defender la madre tierra. Gracias Marichuy, gracias a todos los compas que están acá. Non ci sono distanze, perché il rispetto e la tutela fondamentale di quei diritti che sono comuni a tutti gli esseri umani, come ripeto, non conosce distanza e non conosce diversità di nessuna forma. A Marichuy il mio particolare ringraziamento e poi vorrei... dopo aver appreso appunto che non c'è ancora il diritto di voto nelle donne lì per alcune parti. E come donne, le donne presenti qui e che insieme si battono contro l'aggressione da parte della multinazionale di questo nostro territorio e dei territori di tutto il mondo, vogliamo esprimere una solidarietà maggiore affinché quei diritti che noi qui in Italia abbiamo conquistato nel 1945 siano presto anche di vostra padronanza, come è giusto che sia. Grazie ancora per tutto quanto. Pues en este día que para México, los pueblos de México, es un día en que recordamos a nuestros muertos. Per queste giornate nelle quali noi ricordiamo i nostri morti in Messico. Porque creemos que solo un día al año vienen a visitarnos. Perché magari uno pensa che solo un giorno all'anno ci andiamo a visitarli. Entonces es un día de fiesta porque vienen, regresan. E quindi per noi è un giorno di festa perché è come se ritornassero a noi. Los que mueren de manera natural decimos vienen, pero los que han muerto o los ha matado esa defensa por nuestra tierra. Questo ellos... è per quelli che hanno, cioè quelli che sono morti per morti naturali, ma per quelli che non sono morti per morte naturale, ma che ce li hanno ammazzati. Ellos están presentes porque son esa semilla. Sono presenti perché sono del seme. Y en lugar de irlos a enterrar, los sembramos y están saliendo y brotando perché muchas semillas. Al posto di enterrarli, metterli per terra, li stiamo seminando nella terra. Y hoy es un ejemplo de esa semilla que se siembra al hacer la firma. E oggi con questa firma noi abbiamo messo un seme. De hermanar esas luchas. Per mettere insieme le nostre lotte. Y eso nos hace que entonces nuestros muertos también son sus muertos. E perché questo ci porta al fatto che i nostri morti sono i vostri morti. Porque son semillas que se sembraron y que ahora están brotando por donde vayamos caminando. Perché sono semi che stanno lavorando, stanno camminando nella terra dove noi stiamo, dove stiamo. Por eso no es un día de tristeza. Per questo non è un giorno di tristezza. Es un día de alegría. È un giorno di allegria. Un día en que se conjuntan estas luchas. È un giorno nel quale mettiamo insieme le nostre lotte. Y que de aquí en adelante caminaremos esa palabra que nos dejó nuestro hermano Sammy. E quindi che sicuro cammineremo con le parole che ci hanno lasciato questi compagni. Muchas gracias. Grazie a tutti voi. Compañeros y compañeras por ese apoyo. Gracias. Zapata vive, la lucha sigue. Zapata vive, la lucha sigue. Zapata vive, dile, la lucha sigue.